Ben trovati a Primo Piano, il nostro spazio settimanale che in questa puntata si occupa di musica, si occupa di un mio amico che esce con un nuovo singolo. Si chiama Vaniggio, Ivan Griggio, in arte Vaniggio. E allora protagonista questa puntata è lui. Solo un sogno, questa è la traccia che dà titolo all'album di Vaniggio, album uscito nel 2019, da lì poi ci sono state altre pubblicazioni, ma di questo parliamo direttamente con lui e quindi andiamo a collegarci direttamente con Ivan Griggio, in arte Vaniggio. Ciao Ivan! Ciao Riccardo, tutto bene? Eccoci qua, io naturalmente ti chiamo Ivan perché ci conosciamo da... Dunque, fammi fare due conti, 93, 94, sono quasi 30 anni, da quando c'erano i Versi Vari, e partiamo da lì con il racconto, Versi Vari. I Versi Vari furono la tua prima formazione, tu come hai iniziato a entrare nel mondo della musica? No, guarda, allora, la mia prima formazione si chiamava Modest Proposal, ed era una formazione... Che diciamo, anno era? Ma io ero giovanissimo, avevo 19 anni. Avevo 19 anni ed era una formazione di death metal. Pestavate giù proprio di Pestavamo brutto. Giù tantissimo. Arrabbiati. Eravamo cattivissimi, sì, avevamo tanta roba da sfogare, diciamo. E quella è stata la mia prima formazione. Da lì poi dopo, lo sai anche te come funziona, i gruppi si sciolgono, si cambiano, la gente va, la gente viene, specialmente quando sei giovane, finché un certo momento abbiamo avuto una fusione di due band, che eravamo noi Modest Proposal e la TFB si chiamava, ed eravamo due gruppi rivali, no? Perché sai, ai tempi esistevano anche queste cose, no? Poi di colpo amici. Fatto la pace. Sì, abbiamo fatto la pace. Ma ti dirò la verità, che quasi ce le stavamo anche dando, perché ci siamo trovati a una festa... Che... optando per il ma sì, diamocele sì, subito. Sì, ce le diamo, diventiamo amici, no? Però il bello era che ci siamo ritrovati in una festa campestre, qua della mia zona, qua a Chiasso, e come detto lì ci siamo incontrati, si stava quasi andando alle mani, io e il chitarrista Morris Carallo, che poi è diventato uno dei miei migliori amici, cioè, capito, è questa l'assurdità. Però da lì abbiamo iniziato prima a parlare, a insultarci, poi a discutere così, ma però tu suoni, possiamo, alla fine siamo ritrovati nel locale prove e abbiamo fondato i Versi Vari. Versi Vari, bellissimo il nome, Ma è un nome, sai com'è nato? Giocando a calcetto. Perché poi Versi Vari ci stava perché voi facevate, era un matrimonio tra il rap e la cattiveria della musica. Guarda. Com'è allora, che si chiamava? Grunge? No, era crossover. Ti spiego perché l'idea di questo genere, di questo voler mettere insieme le cose. Perché quando noi eravamo Modest Proposal, c'erano a Côté i Momo Posse, ti ricordi? Ah, grandi, ecco. Momo Posse, sì. Allora, i Momo Posse avevano vinto il Marlboro Rock, il Marlboro Contest, ok? E dovevano presentare a Iverdon una serata di gala, cioè due tendoni da circo con tutti i VIP sotto, con le Cirque du Soleil, che ci volavano in giro sulla testa, e ci avevano chiesto a noi se gli facevamo delle basi suonate mentre loro facevano rap. E noi in quel momento, facendo sempre solo metal, abbiamo preso la sfida e abbiamo iniziato a fare delle basi dove passavamo dal blues alla bossa nova, al reggae, al metal,
E vedendo questi personaggi che rappavano sopra le nostre basi, è stato uno spunto. C'è stata la scintilla. Abbiamo trovato un ragazzo, Daniele Riva, che rappava. Poi si è aggiunto Michel Dettori, che lui era più un cantante Mafio. Di quelli. No, Michel Dettori. Okay. Sì, che lui era più, così dice, più metal, proprio sai, la voce metal. E abbiamo fatto questo crossover, questo mélange di generi che ci ha portato avanti per 4 anni in giro per la Svizzera. Ne abbiamo fatte disfatte, abbiamo fatto un disco che ho pubblicato su YouTube, se qualcuno vuole andare a vedere cerchi Versi Vari, perché ci siamo. Avete messo il disco proprio solo su YouTube, Spotify no? No, non ancora, perché dico la verità. Allora, con i mezzi che avevamo a quei tempi, abbiamo fatto un disco che a mio parere non suona benissimo. Cioè, però che... sono quei documenti... Sì, però vorrei un'idea che ho è quella di prendere in mano ancora il master, rimasterizzarlo e poi pubblicarlo come si deve, perché alla fine, se lo sai anche te, che la qualità dai nostri tempi adesso è veramente esplosa. Io a casa mia, come ci siamo detti già l'altro giorno, a casa mia riesco a fare sì, oggi registri cose cioè. Sì. Ecco, questo per raccontare un po' le radici, no? Noi ho iniziato dicendo che ci conosciamo da 30 anni, da quell'epoca lì, perché con i Pipistrani amici non era guerra. Sì, era subito lì era festa, grande festa. Grande festa. Avevamo delle cose che magari non erano musicali, ma dei contorni. Sì, sì. C'erano delle arie esatto, arie molto buone. Molto e quindi è così. Allora, storia ona con i Versi Vari. A un certo punto finisce la storia dei Versi Vari e lì c'è un cambiamento di rotta, no? Perché mi ricordo che io ti ho visto per un periodo con diverse band. Come mai ci sono stati scazzi o cose? Guarda, c'erano un po' degli scazzi, ormai noi eravamo giovani, ognuno aveva un po' la sua testa, eravamo 6 elementi, uno diverso dall'altro, non era semplice comunque andare d'accordo. In più il batterista e il chitarrista avevano deciso di partire e andare in America, a Los Angeles, a studiare musica. E a quel punto non puoi fare nulla, perché Versi Vari era quello. Non era snaturata la cosa. Sì. Io dal momento che sono sceso dal palco quella sera, arriva Jonathan. Ti ricordi Jonathan Zamenta? Come no? E mi dice, vuoi diventare il mio bassista? E io, vuoi dire di no? Cioè, nel senso, ho perso una band 2 minuti fa, ne trovo un'altra. E ho cominciato a collaborare con lui. È una bellissima collaborazione che è andata avanti per anni. Abbiamo pubblicato un LP con lui. Mi tra l'altro, acceso. Jonathan, con la sua musica, è stato uno dei pochi casi di artisti cinesi che sono riusciti a andare sui network anche in Italia. Sì, perché ricordo un suo pezzo che girava su Radio DJ, girato certo. Respiro. Era un personaggione. Sì, no, veramente innovativo, molto innovativo. Eravamo proprio lui, più che altro, era sotto etichetta Virgin. Siamo andati a registrare Mi sono acceso l'LP a Firenze, al Sonica Factory, da Gianni Maroccolo, il bassista del FIBA. Ecco, stavo per dire, il mondo Pelù, era lui sì. Tra l'altro ti portava proprio a pensare a quel mondo lì. Sì. Come look, come immagine. Certo, no, e da lì abbiamo collaborato, abbiamo fatto appunto un disco, ne abbiamo fatte di cose, poi... Ormai la vita ti porta a cambiamenti, ho cambiato, ho avuto 1000 band. Diciamo che la band o l'artista con il quale ho collaborato ultimamente, cioè l'ultimo, diciamo, è George Merck. George Merck è figlio di Rita Pavone e lui è stato un po' il mio mentore, se vuoi. O come si può dire, mi ha dato quell'idea, quell'impulso per poter dire fai qualcosa da solo. Ecco, okay. E qua siamo al fai qualcosa da solo, perché sì. mi ricordo quando hai iniziato a chiuderti nella tua cantina e mi facevi sentire i primi provini. Noi prima abbiamo aperto questa chiacchierata con dei frammenti da Solo un sogno, no? Che sì. È una delle canzoni che rappresentano questo tuo primo disco solista, ma ascolta un attimo questa qua. 2, 3, 4. Una carezza non vuol dire amore. Una
raggio troppo dovrebbe prima poi ti spezza. Una carezza non vuol dire amore. Io ho scelto fra tutte questa per così accennare uno dei pezzi. No, tu l'hai scelta, perché quella che ti piace di più. Sì, però è anche una di quelle che si scostano un po' dalle altre, sì, volendo, sì, musicalmente, no? Un po' più commercial, così. Raccontaci un po' questo disco. C'è dentro tanto di tuo, tanta rabbia, tanti sassolini, che è bello poter scrivere quello che vuoi senza... sai che fa quasi notizia, perché oggi tanti scrivono per convenienza. La musica d'oggi secondo me è monotona, perché non ha contenuti, ma con tutto rispetto per tutti i musicisti, almeno, ma io parlo del mainstreaming più che altro, perché la musica indie ha sempre portato avanti dei discorsi di vita vissuta, e io mi sento molto indie da quel lato, non avendo mai scritto canzoni per me. Io ho sempre fatto il gregario principalmente, sia da Jonathan che con George Merck, con le altre band ho sempre dato del mio, ho sempre dato il massimo supporto, e rendendomi conto che alla fine anch'io ho qualcosa da dire, no? Perché la vita comunque mi ha veramente messo alla prova. E con Solo un sogno ho voluto veramente realizzare un po' questo mio sogno, che poi è solo un sogno, giustamente, perché non spero di fare, di disfare. Io volevo solo dare alla gente la mia opinione e la mia esperienza. Solo un sogno è nato nella mia cantina, come giustamente hai detto te, facendo così quattro accordi, buttando giù le mie idee, ma giornalmente, cioè a me succedeva qualcosa il giorno e dopo giù. E andavo giù, mettevo musica. E fortunatamente poi in quel periodo ho conosciuto dei personaggi che poi sono diventati musicisti con cui collaboro tuttora, ovvero Roberto Panzeri, Roberto Invernizzi, c'è anche Diego Beluschi che ha messo le chitarre, io ho suonato il basso, ho messo la voce, e poi ahimè un grande amico, una persona che mi rimarrà sempre nel cuore, Cristiano Arcioni, che sfortunatamente la vita ci ha tolto, ce l'ha voluto portare via in un periodo nefasto che è questo periodo qua del Covid, che però veramente lui è riuscito a proprio coronare il mio sogno, perché è riuscito a carpire proprio quello che io volevo, i suoni, le atmosfere. Io lui non dovevo neanche parlare, perché io gli portavo la demo, così, la bozza di brano. Io a casa mia suonavo il basso, programmavo le batterie, le chitarre alla mia maniera, perché io sono un bassista di formazione. E lui, così, in un lampo di genio, riusciva questione veramente di feeling, questione di feeling. Sì, no, ma che feeling, veramente, secondo si dice, non per caso si incontrano le persone, io ci credo. E lui con è stato disco, con questo disco hai avuto delle belle recensioni, io posso testimoniare, non cercate. Cioè, no, assolutamente. Tutto è arrivato, il bello è quando si raccoglie in modo spontaneo, no? da sì, chi segue. Quindi è stato un disco dall'ottimo seguito che ti ha portato poi ad andare avanti. Tu scrivevi anche, doveva ancora uscire il disco, ma avevi già dei pezzi pronti, no? Sì, hai citato questo momento particolare di Covid, e allora vorrei farti sentire un altro accenno di un altro brano. Le mani accarezzano e sorridono stanche. Un ricordo di te, canzone, direi che più autobiografica non si può, perché l'hai dedicata a tuo padre, giusto? Sì, l'ho dedicata a mio padre e a tutti i padri, e anche a me, perché sono padre. Mi sono ritrovato catapultato in una situazione che non mi sarei mai aspettata, ovvero quella di accudire mio padre. Mio padre ha dovuto subire un'operazione
l'hanno ricoverato a 50-60 km da casa mia, ovvero in Italia, io abito in Svizzera, e tutte le sere io, finito il lavoro, prendevo la macchina e andavo da mio padre a vedere di cosa aveva bisogno, perché mia madre, anche lei essendo di una certa età, non poteva assisterlo. E giornalmente mi rendevo conto di trovare davanti a me una persona che, da gigantesca che la vedevo, era piccola, era quello che ero io una volta, come un bambino che aveva bisogno di tutto e che comunque mi guardava con quegli occhi, come un po' imbarazzato, ma anche con tantissima gratitudine, però sai, quella gratitudine silenziosa, no? Proprio con un massimo rispetto. E quel testo io l'ho scritto nel tragitto dall'ospedale a casa mia, schiacciando, dicendo Siri, registra, e mentre guidavo ho cantato quel pezzo, ho buttato giù quel brano, perché veramente è stato un periodo veramente intenso, Un ricordo di te, un Sì, che ricordo di poi, te. sai, quando l'ho mandato in radio, una DJ di una radio, appunto sempre di Rete 3, mi dice: ma tuo papà sta bene? Perché è un ricordo di te, no? Può essere inteso anche di una persona che non c'è più. E invece no, la cosa è proprio quella, cioè io ho un ricordo di te, di quando te per me eri grande, no? E adesso si è ribaltata la situazione. La chiave di lettura di quel testo è un po' questa, perché io ho un ricordo di mio padre che era un macigno, è sempre stata una forza. Poi di colpo te lo vedi in un letto, indifeso, quasi Sì, impaurito. no, è stato veramente un periodo intenso. In una sera ho scritto, cioè in un tragitto ho scritto il testo e in una sera ho scritto la canzone. È venuta fuori subito. Sì. Nello stesso periodo, e rimaniamo in questo periodo di clausura forzata, esce un altro pezzo dal testo forte, no? In certe situazioni. Ecco, in certe situazioni è stato anche quello un brano buttato giù proprio di getto. Da un giorno all'altro mi dicono: non si va più in giro. Da un giorno all'altro mi dicono: chiude tutto. E da un giorno all'altro mi rendo conto che, fortuna vuoi, sfiga vuoi, io devo continuare a lavorare. Perché io lavoro nel socio sanitario, perciò non mi sono mai fermato. Ho due lavori nel socio sanitario. Una mattina mi sveglio, prendo la macchina proprio così senza pensare e arrivo al lavoro a Chiasso, che sono 8 km da casa mia. Di solito ci metto 20 minuti e dico: ma come? Sono arrivato in 8 minuti al lavoro, ma no? Torno indietro, arrivo, faccio per ritornare a casa, ancora in un lampo sono a casa e mi rendo conto che non c'era in giro nessuno. Mi sono fermato in superstrada. Mi sono fermato, ho fermato la macchina in superstrada e sono sceso e ho guardato la superstrada vuota. Sembrava un film. E mi sono detto: ma che situazione, ma che incertezza, ma cosa sta succedendo? E da lì è nata in certe situazioni. Sono arrivato a casa, ho preso in mano la chitarra e ho buttato giù il testo, ma che è venuto veramente così anche quello di getto. E sono le magie della vita, così, che mi portano a buttare giù parole, niente di Video meno. molto particolare con il supporto di tanti amici che Eh appaiono sì. nel video. Andiamo a vederne uno spezzone. In certe situazioni non puoi calcolare gli eventi. In certe situazioni è meglio navigare a vista ed essere ottimista. In certe situazioni, bello anche il gioco di parole, no? Perché incerte, come quella che stiamo vivendo, ma anche incerte, nel senso che non si sa come andrà a finire, non lo sappiamo ancora oggi, perché No. sì, ci sono tante prospettive, no? Questo vaccino, questa voglia di Ma uscire, guarda, io ti infatti i mando un numeri io parlano chiaro ancora, no? Riccardo, io ti mando un bacino più che un vaccino. Che Questo è proprio per quello che non ci possiamo dare, il bacino in bravo, questo momento. bravo. È così, è stato in certe situazioni, è stato proprio un brano nato a causa di un'incertezza.
diciamo così. E anche il video, come hai detto tu prima, è stato prodotto con tantissimi videoclip fatti da amici a cui ho chiesto fate girare. Io mandavo un pezzettino del brano e dicevo, e loro lo cantavano. Ricantatemi il brano. E poi tutto casalingo, ho fatto con la mia famiglia, con mia moglie, con mio figlio, ed è nato qualcosa, secondo me, che in quel periodo, in quel particolare momento, ci ha uniti. Queste sono le cose più belle, proprio perché vere, arriva il messaggio, no? E sì, di conseguenza, tante volte poi cerchi effetti di chissà cosa, quando invece è la fantasia che vince. Giusto, sì. C'è un nuovo singolo adesso, mi piace molto la copertina, bella, di questo singolo. Il video so che è in fase di lavorazione, però poi un accenno del singolo lo faremo ascoltare, monteremo noi un purpurì di tue fotografie, qualche cosa, sì, perché come sai in questo programma noi diamo degli accenni, no? Giusto, sì. Vogliamo parlarne, visto che siamo sul pezzo, il video, il pezzo esce proprio questo fine settimana. Ci pensi che, e siamo sempre nel tema, no, dell'attualità. Sì, allora, ci pensi che, come hai detto te, ti piace la copertina. Io ho voluto dare comunque un concetto anche a quella copertina, come in tutte le copertine che faccio, perché le faccio io alla fine. Ci pensi che è la mia, lo diciamo, la mia faccia senza capelli, e rimangono solo gli occhiali. Gli occhiali. Ecco, e questo vuole un po'... Vuol far pensare, non diamo niente, nessuno per scontato, perché quando meno te l'aspetti non rimane più niente, né della persona né di quello che tu vorresti. È una canzone dedicata anche a Cristiano Arcioni, come detto, un amico scomparso, ma proprio scomparso, io non l'ho più visto, io dopo ho fatto il lockdown non l'ho più visto, è stata una cosa... Ma ci pensi che non l'ho più visto? Ma ci credi? Cioè, capito? Perciò... Situazione che purtroppo chi ha un caro che è finito all'ospedale e poi non è più tornato, sono tantissime le persone che hanno vissuto questa situazione, no? Sì, sì, e sì. Quindi è un pezzo dove penso che sia facile per molti ritrovarci dentro. Sì, non... è appunto perché in questo periodo ci sono incerte situazioni dove ci pensi che quello che sta succedendo ti può portare a vivere qualcosa che non avresti mai detto. E non è semplice, non è semplice, ma però il brano vuole dare anche un attimino un po' di speranza, perché una frase dice ci pensi che sei nato con le scarpe pulite, perciò pensaci che comunque nella tua sfortuna sei ancora fortunato, perché io in questo momento non vorrei, se posso, non vorrei mai vivermela in India, o non vorrei mai vivermela in Cina, perché lì se ti dicono non esci, non esci, non fai troppe, no? Troppe cose. O io sono stato a casa chiuso, ma ho una casa, un appartamento, la mia famiglia, vado comunque a fare la spesa al supermercato se ne ho bisogno. In certi altri posti penso che se la passano anche peggio. Perciò non diamo nulla per scontato, perché siamo veramente ancora fortunati noi nella nostra sfortuna. È un po' questo il messaggio che ho voluto lanciare. Adesso andremo ad ascoltare un accenno anche di questo brano. Vanigio, basta scrivere Vanigio e ti trovano in rete, ma vorrei segnalare la tua pagina Spotify dove ci sono tutti i brani, sì, dei quali abbiamo parlato, e più tutto l'album e altre cose tue. Sono anche su Instagram, su Instagram, Facebook, social, tutto. Vanigio ce n'è uno, Vanigio ce n'è uno. Vanigio ce n'è uno, e speriamo di rivederlo presto sul palco, anche se appunto in certe situazioni e con le incertezze che ci sono ancora oggi, non si sa quando, no? Ma guarda, io spero il più presto possibile, anche perché io, abitando in Svizzera, avendo i musicisti che sono italiani, tutti i miei amici musicisti sono italiani, non riesco a vedere neanche loro e non vedo l'ora di riabbracciarli e di fare musica insieme a loro e di veramente di suonare anche davanti a un pubblico, perché per quanto sia bello fare musica, se non è un pubblico è tempo perso, è tempo perso. Grazie per essere stato a Primo Piano. Grazie a voi, grazie Riccardo. Grazie a tutto il vostro staff e grazie a chi ci sta ascoltando. Mi raccomando, Vanigio, ce n'è uno!
Andiamo a sentire un accenno di Ci pensi che, il nuovo singolo di Vanigio, singolo che esce proprio questo weekend. Ogni tanto ci pensi che sei cresciuto con la convinzione troppo alta e prepotente. Ogni tanto ci pensi che sei nato con le scarpe pulite, non sei distante da me. E questo era un accenno di Ci pensi che, brano che esce proprio in queste ore, quindi su Spotify, su iTunes, cercando Vanigio, avete occasione di ascoltarlo per intero, presto uscirà anche il video. Vanigio quindi protagonista di questa puntata di Primo Piano. Io vi do appuntamento in radio la sera con Di Sera Di Notte, oppure durante il giorno con Ora Musica, ma per saperne di più, per conoscere gli orari, per ascoltarmi direttamente dal mio sito riccardopellegrini.it, cercatelo, anche perché lì poi c'è una pagina dedicata a Primo Piano dove potrete andare a rivedere tutte le puntate realizzate finora. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima.